anno che l'ho data. E cosa ci vuoi fare? Tagliamo quella frasca e dammi. Una sera di fine agosto decisamente particolare sulle rive dell'Arno e all'ombra di Ponte Buriano, una cena contadina e una battitura in notturna, il tutto ripreso anche dalle telecamere della CNN. La 43esima edizione della rievocazione della battitura di Ponte Buriano passerà dunque alla storia come bandiera di una italianità che gli americani da sempre ci invidiano e che adesso racconteranno in questo documentario che vede come conduttore l'attore e regista Stanley Tucci. Niente interviste per la star di Hollywood, che concede solo qualche selfie ai suoi fan. Intanto sulle rive dell'Arno si consuma, a suon di fisarmonica e ocio al forno, una cena contadina nel pieno rispetto della tradizione e subito dopo una battitura del grano in notturna, come mai era avvenuto da 43 anni a questa parte. Ovviamente legata alla battitura, al rito del grano, quindi quello che ha sfamato per migliaia di anni le bocche, quindi il re grano, addirittura bisognerebbe chiamarlo re grano, c'è la tradizione culinaria. Bellissima serata, complimenti alla cucina, all'organizzazione, alla musica, bravi. Bella, siamo stati benissimo. Serata bellissima, rievocazione proprio, cioè bella, una cosa d'altri tempi fatta proprio bene, complimenti. Tra i mezzi d'epoca messi a disposizione dal CAMAE c'è anche un trattore che ha un secolo di vita. Intanto Leonardo osserva dalle rive dell'Arno. A lui, o meglio al suo modo di realizzare le cartine a volo d'uccello, è stata dedicata una mostra realizzata da Piero Franchini e Roberto Acciari. E abbiamo voluto soprattutto ricordare questi luoghi, queste terre dove Leonardo era di casa, perché qui ha dipinto appunto il Ponte della Gioconda, dalla parte dietro il nostro operatore, e quindi qui lui viaggiava giorno e notte, e quindi ecco, diciamo che era la cosa più semplice per poterlo ricordare nel cinquecentenario della sua morte. Alla cena contadina presente anche la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, che spera in un accordo definitivo per una tutela di Ponte Buriano. Noi a fine luglio avevamo trovato un accordo con tutti i ministeri interessati, quindi con il MIBT, con il MIBAC, con la sovrintendenza e con la presidenza del Consiglio, che aveva fatto da cornice fondamentale per coordinare così importante progetto per il territorio. Naturalmente ora c'è stata questa vicenda del governo che sicuramente non ci aiuta, però siamo fiduciosi, insomma, che nel giro di qualche settimana si possa avere notizie, speriamo positive, e si possa andare a chiusura di un accordo che ha già le gambe, insomma, per essere firmato.